Qui ha rinviato al mittente, insomma, le accuse di aver tradito non solo il Parlamento ma anche il nostro paese, almeno a parole ovviamente ha rimandato al mittente queste accuse, lo ha ribadito ancora in queste ore: ho fatto gli interessi, io faccio solo gli interessi del nostro paese. Ieri sera peraltro nella conferenza stampa in cui sono stati presentati i provvedimenti sulla giustizia, che poi dovranno passare al Parlamento, però, e c'è il nodo prescrizione che ovviamente è un po' l'ostacolo maggiore di questa riforma per le visioni ovviamente diverse che ci sono all'interno della maggioranza. Poi anche ieri sera c'è stato un battibecco con Antonino Monteleone delle Iene sulla vicenda di questo presunto conflitto di interessi passato, ma al di là di questo insomma l'abbiamo visto piuttosto agguerrito ieri sera. Chiusa la parentesi, poi c'è stato ovviamente un dibattito molto acceso, ovviamente dall'opposizione gli interventi abbastanza forti, no? In particolare di Giorgia Meloni, dello stesso Salvini, insomma di quelle che sono le forze all'opposizione. Quello che ti chiedo è: alla fine l'Italia secondo te cosa ha ottenuto? Perché si parla di questo rinvio, però il rinvio insomma così che forse lascia il tempo che trova, perché nel primo trimestre del 2020 se ne riparla, e soprattutto la discussione è già stabilita secondo te? Cioè è emendabile o non è emendabile? Perché anche su questo all'interno della stessa maggioranza c'è chi ha detto una cosa e chi ha detto un'altra. Ma no, guarda Fabio, cioè, quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti. Allora, una brevissima, ma veramente breve excursus di quello che è accaduto lunedì scorso. Cioè, io l'ho definito così, Conte si è arrampicato sugli specchi, non ha risposto, ha cercato così cercare di togliersi da una situazione di imbarazzo, ma veramente di grande imbarazzo, perché la risoluzione della maggioranza era chiarissima da parte della Lega, era ancora più chiara da parte del Movimento 5 Stelle. C'è un video nel quale lui ammette appunto di recepire questa risoluzione, di portarla quindi a Bruxelles. A Bruxelles è andato e ha detto esattamente il contrario di ciò che doveva dire. Questo è comunque una cosa di una gravità unica. Chiudo la parentesi di lunedì. Che cosa ha ottenuto l'Italia? Mi spiace, ma anche qua una cosa incredibile. Allora, l'Italia non ha ottenuto nulla. Nulla, proprio una cosa. Allora, ma d'altronde che non abbia ottenuto nulla lo abbiamo saputo immediatamente, cioè il giorno 4 di dicembre, insomma ieri l'altro, c'era questa riunione dell'Eurogruppo. La missione che doveva svolgere Gualtieri era di andare all'Eurogruppo e dire: dai, cambiate due parole, tre virgole, eccetera, così che io possa tornare in Italia e dire abbiamo ottenuto qualche cosa. Il presidente Centeno lo ha immediatamente zittito, ha detto non se ne parla neanche, l'accordo oramai è concluso e non c'è nessun motivo per cambiarlo. Ovviamente anche i giornali più filogovernativi, tutti praticamente, insomma, o quasi, non hanno potuto far altro che titolare che l'Eurogruppo, il presidente Centeno, l'Europa, insomma, gelava il nostro governo, o comunque Gualtieri, eccetera. Il giorno dopo abbiamo invece, qua è veramente, si arriva al comico, una dichiarazione entusiasta di un esponente dei 5 Stelle, anche sottosegretario agli affari europei, una certa signora Agea, che invece dice che grandissimo Gualtieri, che ha ottenuto un successo clamoroso. Qual era il successo clamoroso? Non entro nel merito tecnico, perché comunque, ma un cambiamento minimo, ma che poi
era già stato previsto, quindi nessun cambiamento sulle CACS, cioè sarebbero clausole che vengono applicate nel momento nel quale c'è un default di un paese, ma comunque non entriamo appunto nell'argomento tecnico, era solo per dire che siamo stati trattati a pesci in faccia, torniamo indietro e diciamo abbiamo vinto. Insomma, anche in questo caso il governo si è rivelato per quello che è, insomma, un governo da operetta.